Eccoci qua. Che per caso vi è venuto il dubbio oppure la curiosità di sapere che cosa c'è dentro, come sono fatti? A me sì. Siccome devo dargli una pulita perché è pieno un po' di lanugine e via dicendo, proviamo ad aprirli, così gli diamo appunto una pulita. Anche se quando lo accendo non puzza di bruciato, non si sente nulla, però la pulitina non ci sta male. Ed è facile toglierli. Ecco, tac. Poi si tolgono questi qui. Si toglie la spina. Qui abbiamo la presa son off, poi prima o poi ne parleremo, eh. Ecco, voilà. Visto quanto ci vuole per spostarlo? Niente. Dice la curiosità è donna. Bisogna stare molto attenti perché questi c'è il rischio che si aprono e non si richiudono più. Al solito c'è la chiave Torx per l'apertura. Presa il primo colpo. Ed eccoci qua. Possiamo ben vedere che non si tratta della classica resistenza a filo, bensì di una resistenza notevolmente più complicata. C'è l'elettronica di controllo. Bene. Io sono abbastanza soddisfatto. Adesso gli do una pulitina e poi richiudiamo il tutto. Scusate il movimento, Ok, si richiude. Ecco qua. Presa son off, adesso lo riaccendiamo. Le prese son off si possono anche accendere così, alla bisogna. Se avete bisogno di un sistema di domotica economico, queste sono una buona scelta. Costano circa 15 euro, 16 euro. Sono compatibili con Google Home, con Alexa. Quindi, poi ne parleremo più là. Una cosa importante, l'apertura comporta chiaramente il decadimento della garanzia. Perché l'abbiamo manomessa in questo momento per vedere come era fatta dentro. L'altra cosa va fatta sempre da persone competenti, sempre con la corrente staccata, eccetera, eccetera. Non vogliamo sapere di qualcuno che si è folgorato mentre gioca con questi cosi. Con la corrente bisogna saperci fare. Bisogna anche averci titoli,
alle volte, no? Giusto? Funziona. Allora esce, l'abbiamo pulito, l'abbiamo aperto, abbiamo visto che cosa c'è dentro. Così siamo tutti più contenti, eh? E anche io ho soddisfatto un po' di curiosità, che francamente volevo vedere questa resistenza come l'ha fatta. Beh, abbiamo visto che c'è un hot pipe, insomma, non è una resistenza banale, di quelle fatte a filo, insomma, via. Quindi giustifica anche, insomma, il costo di circa 240 euro che questo attrezzo ha. Va bene, quindi ok, a posto. Eccoci qua. Google Home. Radiatore della camera. Accendi. Spegni. Accendi. Spegni. Accendi. E lo posso fare a livello di camera, giustamente. Tac.